Ragazzi, dite addio per sempre al capitolo 5 di Fortnite. Infatti, dopo l'evento che avremo questa sera sarà completamente cancellato. Quindi, per onorare questo anno passato nel capitolo 5, ho deciso di fare una challenge con voi. Andremo a mettere le skin casuali. Se ci uscirà una skin del capitolo 1, useremo solo armi bianche. Se ci uscirà una skin del capitolo 2, potremo usare solo armi verdi. Una skin del capitolo 3, solo armi blu. Una skin del capitolo 4, armi epiche. E una skin del capitolo 5, solo armi leggendarie e mitiche. Quindi, non ci resta che mettere skin casuale e scoprire insieme quale skin ci uscirà. Pronti, ragazzi? Ok, forse ragazzi, forse non dovevo fare questa sfida. Questa è una skin del capitolo 1. Sì, ne sono abbastanza sicuro, ragazzi. È una skin del capitolo 1, quindi ci toccherà andare in partita e usare solo armi grigie e vincere. Ce la faremo? Non lo so. Una cosa è certa, tra 5 ore e 50 minuti avremo l'evento finale. Questa sera saremo in live a vederlo insieme, quindi vi aspetto qua su YouTube, ragazzi, a vedere l'evento con me in live. Anche perché sarà alle 23:30, un orario un pochettino tardi, insomma. Bene, ragazzi, per dare un giusto addio a questo capitolo 5, direi ovviamente di atterrare nel posto più leggendario, ovvero a Colonne Commedianti, dove tra l'altro ci sarà anche l'evento questa sera. Abbiamo appunto la skin bianca, o meglio, volevo dire, la skin del capitolo 1, quindi dovremo usare solo armi grigie, comuni, bianche, chiamatele come vi pare. Insomma, le armi più scarse del gioco. Cioè, praticamente, raga, io posso soltanto prendere quelle e non posso eliminare i nemici con le altre armi. Quindi, ragazzi, cioè, arrivare in endgame senza nemmeno un'arma mitica o anche soltanto rara, ragazzi, è veramente un problema. Ok, ci proveremo comunque a vincere. Tra l'altro, guardate che figata, mancano veramente pochissime ore. Ok, ok, arma grigia, ragazzi, oddio, non sono mai stato così contento, raga, di trovare un pompa grigio in vita mia. Ma finalmente ce l'abbiamo, ok. Subito, raga, pushiamo istantaneamente i nemici. Oddio, ottima un'altra arma grigia, raga, sono felicissimo. Perfetto, c'è un nemico proprio qua davanti, raga. Ok, dovrebbe, pistola, perfetto, perfetto. Prendiamocela anche questa, benissimo. E c'è il nemico qua sopra, e ovviamente, raga, lui furbissimo si prende tutte le armi forti. E io mi devo tenere questo, oddio, no. Bro, dai, vieni qua, ok. Dai, raga, eliminiamolo, non ci credo, uno di vita. Bro, dove stai andando? Raga, dove sta andando? Non ci credo, no. Ok, l'abbiamo eliminato, ragazzi, ma c'è un nemico vero. Stavolta un traiardone. Ok, la situa si mette male, ragazzi. La situa si mette male, ok. L'abbiamo ittato. Cavolo, se vinco così, raga, veramente impazzisco. Come non detto, infatti, raga, mi sa proprio che non vinceremo quest'oggi. Ok, raga, tocca fare un'altra partita. Cambiamo skin questa volta. Ok, c'è uscita Rubino Ombra, che è una skin. Vediamo un po' se, oddio, competizione ombra. Skin del capitolo 2, quindi soltanto armi verdi questa volta. Ce la faremo, raga? Non lo so. Torniamoci alla colonna questa volta, raga, però con le armi verdi. Vediamo se riusciremo a fare qualcosa di migliore. Oddio, le armi verdi sono già un pochettino più rare da trovare a inizio partita. Magari troveremo tipo 10 armi bianche come prima e non possiamo prendere niente. Ovviamente, come al solito, è pieno di vabbè, raga, no. Non hanno ancora capito che l'evento inizia tra 5 ore. Probabilmente pensino che tipo inizia adesso e tutti quanti ci atterrano. Ok, andiamo qua, raga, che c'è di solito una chest. E magari non c'è nessuno, vero? No, non c'è nemmeno la chest. Oddio, che sfiga. No, Fortnite, così non mi piace. L'arma bianca non la voglio stavolta. Stavolta voglio le armi verdi, vero Fortnite? Mi capisci bene? No, raga, mi sa che Fortnite mi vuole far morire di nuovo. Oddio, abbiamo una chest qua per forza, raga, armi verdi. Eccola. Abbiamo il pompa, raga, attenzione. Adesso facciamo il devasto. Nemico laggiù in fondo, dai. Vieni qua, bro. No, con la torretta di War Machine. No, però, non devi essere assolutamente così cattivone. Bene, eliminato, ragazzi. E vabbè, ovviamente tutte armi viola, cioè, e ti pareva pompa blu. E vabbè, raga, armi verdi quando servono veramente non escono mai. Guardate, pompa blu. No, nelle partite normali, raga, vi giuro, sempre armi bianche o verdi, mai niente di più. Stavolta soltanto blu e epiche. È assurdo, ok. Bro, no, bro, così no, però. Così no, uno di vita. Bro, non fa. Oddio, ho veramente uno di vita. Oddio, qua è un problema, ragazzi, ho veramente uno di vita. Dobbiamo farci subito il medikit, che questo è verde, raga, lo possiamo usare. Ma anche gli shield, ragazzi, che sono blu, li possiamo tranquillamente usare. Questa challenge fortunatamente non vale per le cure e nemmeno per i consumabili, quindi usiamo anche le impulso. Quindi pushiamo subito il tizio. E vabbè, il pompa viola ci aveva. Non ho parole, ragazzi, prossima e ultima partita. Ok, abbiamo beccato la skin del capitolo 4. Sono abbastanza sicuro che sia del capitolo 4. E capitolo 4 vuol dire armi epiche, solo ed esclusivamente armi epiche questa volta. Sapete, è vero che non ne troveremo nemmeno una, ragazzi. Adesso ne abbiamo trovate tipo 2-3 in questa partita. E adesso, raga, per tipo tutta quanta la prossima partita ci saranno 0 armi epiche, ovviamente. Ultima partita, però questa volta me ne vado al Gran Ghiacciaio, che è un pochettino più chill come posto, molto lontano. Speriamo non ci siano 20 persone come a Colonne. Ah, vabbè, ragazzi, ma allora questo è un complotto. Ci sono 2 persone che stanno scendendo al Gran Ghiacciaio. No, raga, così non va bene. Mi dispiace, Fortnite, così non va assolutamente bene. Ti prego, Fortnite, fammi trovare subito una bella arma epica. Probabilmente nemmeno se pago, ragazzi, me la fanno trovare. Ok, abbiamo una chest proprio qua. Oh, ovviamente, ragazzi, l'arma è verde. Un'altra arma verde, ovviamente. Ti prego, chest, ti prego. Arma
arma verde di nuovo, ragazzi, no. Così non va assolutamente bene. Arma bianca, ti pareva, ragazzi, solo armi bianche e verdi. Difficile, raga, vi ricordo che io ho le armi viola, solo ed esclusivamente le armi epiche. No, mi stanno già sparando, ti prego. No, così no, raga. Un'altra mitraglietta verde, no, ti prego. C'è un bunker qua, c'è un cavo. Oddio, no, nel cavo per forza ci deve essere qualcosa. Se nel cavo non c'era un'arma epica, veramente impazzisco. No, dai, non ci può non essere. Non c'è niente, raga, in questo cavo. È un cavo vuoto, ma che... Cioè, no, non ci credo. Ragazzi, ma da quando i cavo di Fortnite sono completamente vuoti? Ok, il piccone però lo posso usare, non mi interessa. Oddio, raga, non mi ha visto. Non mi ha visto. Oh, no, raga, il nemico non mi ha visto. Oh mio Dio, scappiamo via. Raga, scappiamo via. Scappiamo via il più lontano possibile. Pompa blu, perché? Perché non mi sei uscito te? Non so, raga, guardate giusto il mio inventario. Sono letteralmente pieno di cure. Ho più scildini io che tutta la partita messa insieme. Il signorino qua cosa mi vende l'NPC? Oddio, no, raga, mi sembrava un'arma viola, invece sono l'impulso. Il signorino cosa mi vende? La scopa d'asta, raga. Vabbè, io me la prendo, raga, così posso scappare eventualmente. Abbiamo altri shield. Raga, sono veramente ricco di scildoni. Mitraglietta blu di nuovo. Ragazzi, no, ok, ho già capito. Questa partita finirà con io che tipo regalo tutte queste cure ai miei nemici che mi killeranno. Ragazzi, abbiamo un'opzione. Il treno. Il treno potrebbe contenere effettivamente delle armi buone, quindi spero effettivamente che ci regalerà qualcosina. Ovviamente arma verde, ma hackerandolo forse ci potrebbe dare qualcosa. Speriamo di non farci vedere da nessuno, che qua, raga, capi cadaverici, c'era un fight assurdo. Oh no. No, dobbiamo andare via. Non ci credo. Stavamo per hackerare il forziere, ragazzi. Sarebbe veramente svoltata. No, probabilmente avrebbe contenuto sulle armi blu. Però effettivamente avevamo una speranza. Ti prego, Cesso, ti prego. Mi inchino al tuo cospetto. Dammi un'arma viola. Oddio, non ci credo, ce l'ha data veramente. Ok, ragazzi, possiamo svoltare ufficialmente la partita. Il potere del codice Dax con 2x, che vi ricordo, mi raccomando, di inserire nel negozio oggetti. Facciamoci subito lo scildone. Tra l'altro ce ne abbiamo pure un altro, quindi siamo sempre full. Ragazzi, è arrivato il momento di svoltarla. Buttiamo un po' di scildini, tanto ne abbiamo già 6. Perfetto, ragazzi. Allora, ora è il momento. Se trovo anche un pompa viola, veramente io impazzisco. Abbiamo un signor Mida qua davanti. Signor Mida, cosa vuoi fare contro di me? Io sono un pro player, sì, sono un pro player nei miei sogni, ragazzi. Oddio, fermi. Ragazzi, calmi, non so cosa stia succedendo. Il Mida è veramente incavolatissimo. No, ce n'è un altro, mi sa, ti prego. Cerchiamo, raga, di sniperarlo da qua. Appena si sporge, no, si sta curando, altro che... Bro, ti prego, non mi pushare con quel cavolo di scudo di Capitan American. Ragazzi, è uno di... Ragazzi, non ci posso credere. Ho fatto un sacco di danno, l'ho tipo craccato, ma lui ha sicuramente cure infinite. Non più di me, però, stavolta, ragazzi, ce l'ho io le cure infinite. Impulso, vai dall'alto. Ok, 16, dai, gli ho fatto un sacco di danno, bro. No, ragazzi, ci ha preso il muro. Dai, che lo eliminiamo, uno di vita. Ragazzi, ha uno di vita. Gli ho letteralmente distrutto tutta la sua vita. Eliminato. Godo, ragazzi. Godo, abbiamo lo scudo di Capitan America che è viola, lo possiamo usare. E abbiamo anche il fucile a pompa. Certo, siamo rimasti con 15 di vita, quindi veloce a farci le cure. Ma possiamo prenderci anche il pompa. Quindi facciamo una cosa, raga. Lasciamo... cosa lascio? Beh, effettivamente tutto quanto mi serve. Potrei lasciare effettivamente le granate impulso, perché, raga, la scopa da strega è troppo forte. Bene, abbiamo un armamentario molto forte adesso. Peccato per la vita che abbiamo letteralmente consumato tutte le cure. Però qua abbiamo i cactus, raga. Vediamo di farci questi qua. Ok, curano anche la vita, benissimo. Bende tattiche, ragazzi. Che bello, raga. Quando trovate le bende vi servono, sono veramente la cosa più soddisfacente al mondo. Facciamocele subito e puntiamo subito a quest'altro cactus. Siamo rimasti in 23. È vero che c'ho solo una kill, ragazzi, ma non ho potuto letteralmente killare nessuno fino ad adesso. Ok, c'è il tizio laggiù che vola con i poteri di Iron Man, quindi evitiamolo, perché magari è tipo un loot assurdo. Sarà sicuramente tutta roba mitica e leggendaria. È saltato tutto quanto il benzinaio, ovviamente. Non sono stato io, quindi andiamocene via. Abbiamo ribeccato il treno, ragazzi. Peccato che adesso sarà senza loot. Vediamo un po', scopriamolo subito. Oddio, ragazzi, il forziere da hackerare. Potremmo farlo effettivamente. Anche se probabilmente, raga, il treno andrà sicuramente fuori safe. E che cavolo, hackeramelo, bene. Attenzione, si è hackerato e abbiamo anche uno scar viola. Potremmo prenderlo al posto della mitraglietta, in effetti. Non è un vero scar, è un po' tarocco, ragazzi. È quello del capitolo 4, ma comunque ce lo prendiamo. Ok, ci sta pushando un nemico, raga. Siamo sull'isola volante. Vediamo un po' di killarlo noi, raga. Anche se. No, oddio, non ho più l'impulso. Sono dimenticato. Non so perché ho la sensazione che ci elimineranno, ragazzi. Questo qua mi sembra veramente un sudato su Fortnite. Beh, oddio, è scappato, ragazzi, non male. Siamo rimasti in 8. Ho visto qualcuno laggiù, raga. Stanno volando con i guanti di Iron Man. Dove cavolo sono? Tu qua, raga, mi ha fatto veramente sprecare tutti quanti i materiali. Vediamo di ritrovare qualche materiale, magari dallo stendardo. E anche un pochettino di vita che ho perso da caduta, raga. Lasciamo perdere. E voilà, tutte quante armi epiche, tra l'altro. Beh, ormai non mi servono più, ce l'ho già. Ok, splash, perfetto. E abbiamo effettivamente i guanti di Shuri che potremmo prendere, raga, al posto dello scudo.
Ma no, mi tengo quello che ho, dai. Jump e via in safe, ragazzi. A pushare gli ultimi nemici. Siamo rimasti in 7. Quindi probabilmente sono tutti quanti. Oddio, c'è la safe che è tipo in mare. Ma che cavolo è? Safe, raga, stranissima. Cioè, vi giuro, è un sacco che non la vedevo così. Comunque io mi prendo le mitragliette queste qua. Sono veramente troppo forti. Oddio, siamo rimasti in 3 tutto a un tratto, raga. Stanno fightando fuori dalla tempesta, mi sa. Oddio, un pochettino problematica la situazione. Siamo rimasti appunto in 3. Io mi andrei a bunkerare laggiù in fondo dove c'è questa stazione di meteo. Da portarsi dietro, effettivamente. No, niente. Nemico, nemico, ragazzi. Nemico qua davanti, ok. Nel cespuglio, mi sa. No. Eccolo, l'ho visto. È là dietro. Eccolo, eccolo. Lui non lo sa, lui non lo sapeva, lui non lo sapeva. Dai, pushiamo, pushiamo. No, dai, ste mitragliette sono forti, però. No, 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 bro, bro, dai. Bro, dai, ma cosa combini, bro? Cosa combi? Non ci credo, è volato via. E c'è quell'altro coi poteri di Doom. No, no, ragazzi, eccolo quello coi poteri di Doom. Bro, vieni qui, dai, che ti killiamo. Ok, ok, attenzione, raga. Dai, l'abbiamo veramente craccato. Non l'avete visto, ma vi giuro che l'ho craccato. E rieccolo un altro che si bunkera. Io l'unico sfigato senza muri indistruttibili. Il problema, raga, è che sto anche finendo i materiali. Abbiamo tipo soltanto il ferro e pochissimo legno. Prendiamo, oddio, da dove? Da dove, raga? No, 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 no. No, va, dai, no, non posso. No, raga, non è possibile. Non è ragazzi, ragazzi, ragazzi. Oddio, mi sono salvato non so come. Shieldini velocissimi. Ragazzi, mi sa che questo ci elimina. Ho questa brutta sensazione. Eccolo, eccolo, l'abbiamo qua. Oddio, oddio, oddio. No, non ci... Ragazzi, non ci posso credere come sono morto. Vabbè, questo qua aveva tipo cure infinite. Vabbè, vabbè, ci sta, ci sta. Abbiamo fatto 3 partite, di cui una in endgame. Quindi molto, molto carine. Abbiamo trovato le armi epiche. Cioè, sono probabilmente quelle un pochettino più complicate, le armi epiche, che all'inizio non le trovi e alla fine non sono super forti. Quindi abbiamo fatto del nostro meglio. Mi raccomando, codice NAX secondo X nello shop. Noi ci vediamo dopo in live per fare le ultime partite prima dell'evento. Ragazzo.